Ari, eccomi, vi avevo detto pulizie settimanali, mensile, semestrali. Eccomi qua, vi dico questo e con questo chiudo il discorso pulizie. Poi voi, in base al vostro tempo, cercherete di collocare queste cose al miglior modo vostro. Questo è il mio modo. Non rimanete così, nel senso, le cose si fanno se c'è il tempo, non è che dobbiamo ammazzarci. Ottimo. Allora, lunedì. Giornata di tagliare capelli, trattamenti dei pidocchi. Io ho l'usanza di fare una volta a settimana il trattamento dei pidocchi perché ho paura, mi fanno schifo quelle cose, non voglio che arrivino in casa mia. Quindi è assolutamente, vabbè, non dico tutte le settimane, ma almeno una volta al mese. Ok, poi sappiamo che se non ci piace casa nostra e preferiamo stare fuori, c'è qualcosa che non va in casa nostra, bisogna migliorarla. Quindi attiviamoci a migliorare la nostra casa se vediamo che non ci fa stare bene. Allora, una volta al mese faccio forno, cappa e microonde. Una volta al mese sempre oggetti nei mobili della sala perché sono veramente tanti. Una volta al mese il frigo e i pensili sopra e il loro contenuto se è scaduto o se è aperto. Poi tante volte lo faccio settimanalmente perché ce l'ho già anche nel piano settimanale. Dipende voi come vi trovate meglio. Però da staccare il frigo una volta sola al mese, nel senso, se devo staccare la corrente e farlo scongelare, freezer, frigo, una sola volta al mese, non di più. La pulizia settimanale è una pulizia più veloce. Allora, da fare. Io lo faccio nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, quindi ogni 2-3 mesi. Da sfiatare i caloriferi, quindi tolgo un po' d'acqua in modo che vado ad eliminare le bolle all'interno del calorifero, che tante volte si formano queste bolle d'aria che non permettono al calorifero di scaldare bene. Ok, poi andiamo a riguardare tutte le cose da eliminare ogni 2-3 mesi. Se arriva tipo adesso giugno, andiamo a staccare la caldaia, facciamo i controlli di manutenzione, quello che serve per la nostra caldaia per poi ripartire a posto a settembre. Se serve, annualmente andiamo anche ad imbiancare le nostre pareti. Poi, quindi ritornata, ok, sta funzionando. Sempre mensilmente, questi ve li suddividete giorno per giorno, sapete che sono cose mensili, non è che, cioè io l'ho suddivisi lunedì, martedì, mercoledì in base a quello che poi riuscirò a gestire, però sapete che sono mensili sempre. Che cosa, che cosa? Allora, è una parte forse anche un po' meno piacevole. Dobbiamo farci autocriticare perché? Perché dobbiamo capire che cosa c'è da migliorare, non perché ci dobbiamo arrabbiare o che cosa? La critica è autocostruttiva e miglioramento, ok? Può essere anche quello, poi dipenderà che tipo di critica, eh? Allora, ogni mese si passano bene televisori, cellulari, pulirli e manutenzione se serve. Ogni mese andiamo a ripulire gabbie degli uccellini, cucce dei nostri cagnolini o dei nostri gatti, gli accessori, la lettiera, tutto quello che è dei nostri animali. Andiamo ogni 2-3 mesi a spolverare e a fare un'eliminazione proprio dei nostri libri. Se l'avete già letto, è inutile tenerlo lì. 2 volte non lo andate a leggere. Una volta letto, lo regaliamo a qualcun altro. Avremo posto per mettere un libro nuovo da leggere. Anche se è molto difficile, state parlando con una che è molto attaccata e legata ai suoi cose, ai suoi libri soprattutto. Allora, sempre ogni 2-3 mesi approfondiamo bene la zona ingresso, porta. Quindi se abbiamo del marmo fuori, se abbiamo delle cose che vogliamo farle un po' più, è il momento giusto. Allora, poi abbiamo da disinfettare ogni 6 mesi. Bene, i nostri mobili in cucina, ma proprio disinfettare nel vero senso della parola. E annualmente, io di solito lo lascio verso febbraio, vado a fare la manutenzione degli elettrodomestici che ho in casa. Poi abbiamo
Allora, pulizia, copertine varie a casa, se abbiamo delle copertine in giro, vestaglie, cappottini, ogni 2 o 3 mesi. No, scusa, ogni mese. Ho saltato qualche riga. Ogni mese. I giochi dei nostri bimbi e le ceste dei giochi ogni mese con acqua e sapone. Stessa cosa se li abbiamo nelle camere, ceste dei giochi. Allora, mettere ordine nei mobili lo faremo ogni 2-3 mesi, o se è più comodo verso giugno o dicembre, che sono i mesi in cui dopo si va un po' a sistemare il vestiario. Poi, una cosa che consiglio a tutti ogni tanto è di pulire anche le amicizie. Tante amicizie sono abbastanza negative, portano solo ogni volta critiche, critiche o dispiaceri, o non sono sicuramente costruttivi per noi. Meno lamentele sentiamo, più cose positive inglobiamo, più aria positiva girerà intorno a noi. Poi, i pensili e gli armadi ogni 6 mesi più o meno di fine proprio, quindi puliti bene in profondità. Allora, i colori per imbiancare la casa, che lo facciamo annualmente, sono molto divertenti. Allora, io vi dico quelli che segue il Feng Shui. Feng Shui. Allora, la sala è suggerito un rosso arancio, il verde. Allora, la sala suggeriscono rosso, arancio o verde, perché è simbolo di crescita. Allora, il rosso. Però aspettate un attimo, perché mi sono cazzato tutto qua. Come cavolo ho scritto? Allora, sala, rosso o arancio. Allora, la sala è consigliata a farlo tendenzialmente tra il rosso e l'arancio. Allora, il verde lo collochiamo praticamente dove vogliamo che ci sia una crescita. Sostanzialmente la crescita è nelle camere dei bambini anche, o in un ufficio, se abbiamo l'ufficio. Il rosso è vigore, buon auspicio e soprattutto tanta energia. Infatti la suggeriscono proprio per le camere dei bambini, però in piccole sfumature. Il giallo indica sole, longevità. Il bianco purezza, e non è vero che è un colore della tristezza. Il blu e il nero, mai dire che è un orrore di colore, perché infonde tranquillità. Quindi dove preferite avere un po' più di relax, più di tranquillità? L'angolo del relax, perché no? Nero o blu, blu scuro. La camera dei bimbi viene sempre suggerito un color pastello, con decori, immagini rilassanti e soprattutto tranquillizzanti per dare ai bambini occasione di essere più tranquilli. Allora, torniamo alle nostre cose. Mensilmente la pressione dell'acqua nella caldaia tra 1 e 2. Sempre mensilmente i cuscini vari che abbiamo in casa. Via, lavare, disinfettare e portare fuori. Almeno per 24 ore fuori. Allora, mensilmente sempre andiamo a fare quello che sono i nostri uffici, angolo cartaceo, cioè dipende dove noi andiamo a lavorare con cancellerie, insomma. Poi andiamo a fare i documenti e il mobile delle medicine, approfonditelo meglio nel mese di aprile io. Decidete un mese in cui volete approfondire proprio veramente bene. Le cose per l'influenza. Io tosse, mal di gola, di solito le tengo a parte in un'altra confezione, proprio perché le ho sempre a portata di mano così, come anche le cose estive per le zanzare, quelle sono cose da tenere sempre a portata di mano. Io più che altro perché ho il figlio allergico. Abbiamo poi. Allora, mensilmente andiamo a controllare che i nostri calorifici siano impostati a 20 gradi. Vi spiego il perché. Ogni grado in più va a consumare dal 6 all'8% in più, quindi è un gran dispendio. Poi
andiamo ad approfondire i nostri balconi, sottotetti e garage una volta al mese. Facciamo una cernita dei vestiti ogni 2-3 mesi, soprattutto se abbiamo bambini perché sono in continua crescita. Allora, dove abbiamo punti critici, le cose da pulire bene dietro, che magari abbiamo lasciato indietro, ogni 6 mesi verso giugno e gennaio andiamo a rivederle. Il frigo e il freezer, come vi dicevo, lo andiamo a sbrinare una volta l'anno. Io mi sono tenuta ottobre. Poi abbiamo le antitarme dentro i mobili, buona anche la lavanda. Ogni mese andiamo a rimetterla pulita bene, nuova. I materassi me li vado ad aspirare tutti una volta al mese. Se abbiamo un parcheggio riservato, ce lo andiamo a pulire dalle nostre schifezze per terra, foglie, cavolate varie. Sempre quello una volta al mese. Le tende le cambiamo e le laviamo ogni 2-3 mesi. Tendenzialmente sulla cucina cerchiamo di farlo anche più spesso, perché si va a mettere l'unto. Poi andiamo a sostituire, quindi a cambiare se serve, biancheria, intimo, stoviglie, quello che serve una volta l'anno, quindi controlliamo queste cose se sono da anche cambiare o sostituire. E l'eliminazione dei vestiti lo lascio verso giugno o settembre io. Hai bisogno, amore? No. Basta, vi ho detto veramente tutto il mio piano pulizie. Qualcosa di interessante avrete sicuramente appreso, magari dite è impossibile fare tutto questo, certo, perché non possiamo ammazzarci a farle tutte insieme, ma possiamo collocarle un po' qua, un po' là, e riusciamo a fare veramente tutto così. Con chi ha bambini come me non si mette le mani tra i capelli, arrivi a un punto in cui dici mi son riuscita ad organizzare, tutti ci riusciamo, anche con i bambini. Magari una giornata non ti fanno fare niente, ma la seconda giornata fai qualcosa. Io tipo stamattina mi sono pulita la casa dalla testa ai piedi, veramente. È stato bravissimo, tipo dalle 6:30 del mattino alle 10:30 io mi sono messa a pulire e la mia casa è venuta pulita. Quindi è stato bravissimo stamattina, veramente. Quindi vedete un po' voi, organizzatevi in base ai vostri tempi e ai vostri impegni. Con questo vi saluto, che adesso si parte sui fornelli. Un bacione a tutti e buona giornata.